hanno protestato sotto la sede dell'assessorato regionale alla sanità in via Conte di Ruvo a Pescara i medici convenzionati del 118 delle 4 ASL abruzzesi contro la decisione di escluderli dalle premialità concesse dalla regione ai dipendenti del settore sanitario per il lavoro portato avanti nel periodo di lockdown a primavera. Non è una questione legata al rapporto economico, spiegano i manifestanti, ma è la dimostrazione del disprezzo per il medico convenzionato. La regione Abruzzo ha stanziato una premialità Covid per tutti gli operatori sanitari. In questa premialità noi medici convenzionati non siamo stati inseriti, pur facendo lo stesso lavoro dei nostri colleghi che sono dipendenti. Noi ci sentiamo mortificati, non è un discorso economico, dice, credo che valga per tutti, non è che abbiamo bisogno di questi soldi, assolutamente. È il principio che è sbagliato. Sanitari che fanno lo stesso lavoro, lo stesso identico lavoro, vengono trattati in maniera diversa. Ma ci aspettiamo che ci venga riconosciuto anche a noi questo diritto, questa premialità. La Veri si è vista disponibile ad accontentare la nostra richiesta perché ha riconosciuto il nostro lavoro fatto in questo periodo e quindi lei ha detto che si occuperà, sia lei che il Presidente Marsilio, in prima persona si occuperanno per vedere dove dovranno prendere i fondi per darci questa premialità Covid. Siete disposti anche a scioperare? Assolutamente no, lo sciopero no. Lo sciopero non è nella nostra... noi siamo professionisti, non possiamo bloccare o sospendere comunque un servizio che andrebbe soltanto a discapito del cittadino e non vale nella nostra moralità, insomma. Scioperare no, però faremo una manifestazione forse più grande, poi ci penseremo, insomma, tra 15 giorni se la dottoressa Veri non troverà delle soluzioni, vedremo, ma io penso che le troverà.